Tifosi bianconeri, un saluto, tranquilli, oggi restiamo a casa e parliamo di Ascoli perché ci sono tanti aggiornamenti. Primo su tutti, ovviamente, bene l'iscrizione, tutto a posto, nessuna penalizzazione, quindi almeno su quello possiamo stare tranquilli. Poi società, perché occhio al fondo americano, l'Ascoli potrebbe diventare a stelle e strisce e soprattutto la curva sud, forse la cosa più importante, almeno per noi tifosi che speriamo presto di tornare in quella che è di fatto la nostra casa. Come al solito però mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace, condividete il video e commentate per farmi sapere cosa ne pensate. Allora, l'iscrizione tutto ok, risolto, scadenze rispettate, nessuna penalizzazione, l'Ascoli nel campionato di Serie C 2024-2025 ci sarà. Ok, messa in cascina questa che era la cosa più importante, anche perché come vi ho detto nei video potrebbe essere la chiave che sblocca le trattative per la cessione, e così sembra. Appena arrivata la certezza infatti dell'iscrizione, si è scatenato il putiferio intorno alla sede bianconera. Il fondo statunitense, del quale ancora non si fa il nome, che era stato messo lì come idea dicendo a occhio perché potrebbe esserci qualche interesse, sembra aver guadagnato terreno, sembra davvero deciso a voler prendere le redini dell'Ascoli, completare questo passaggio del testimone con Massimo Pulcinelli e far scrivere una nuova pagina di storia dell'Ascoli Calcio. Una piccola esperienza tra virgolette con l'America c'è già stata ai tempi di Rizzetto, ve la dico così come mi è stata riportata, anche se sapete che a me piace sempre valutare, aspettare che tutto sia chiaro e sicuro. Non mi escludono la possibilità che il fondo guadagni le quote di maggioranza con Pulcinelli che resti come socio di minoranza, più o meno al 49. È una possibilità che non mi sento di escludere, che ci tenevo a dirvi anche per farmi sapere cosa ne pensate. Secondo me, nonostante tutto quello che di buono tra virgolette è stato fatto dalla gestione Pulcinelli, perché comunque non vanno dimenticate, c'è bisogno di era nuova, c'è bisogno di voltare pagina, e restare anche magari solo in minoranza potrebbe essere un rischio, perché ormai la spaccatura è troppo grande e credo, o anche un po' quello che sto leggendo sui social in questi giorni, potrebbe essere una mossa molto 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 azzardata. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, però secondo me è il momento di dirsi addio. Se poi questa è una richiesta esplicita o meno per partecipare insieme ai conti, proviamo ad immaginare, arrivano i signori del fondo o la Metalcot, perché attenzione, la Metalcot comunque resta lì alla finestra dopo aver seguito, aver detto prima iscrivetevi e poi magari anche noi ci buttiamo nella mischia, e così sta succedendo, potrebbero dire ok, noi scendiamo in campo, però abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano. Possibile. Attenzione, possibilissimo. Però ecco, secondo me ci sono più contro che pro in questa operazione molto rischiosa. Ho letto anche il nuovo comunicato degli Ultras pubblicato ieri sulla loro pagina Instagram, dove si ribadisce di fatto la linea presa da inizio stagione, ovvero via tutti. Si è persa la fiducia ed è difficile recuperarla. Quindi non so come ad oggi si possa veramente cercare di ripianare un buco che è veramente grande. Seguiamo gli ultimi aggiornamenti. Già dalla prossima settimana potrebbero esserci notizie importanti, se non addirittura la chiusura della trattativa, se con o senza Pulcinelli. Questo lo scopriremo solo tra pochi giorni, quindi mi raccomando, vi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, mi raccomando, per avere la notifica di quando usciranno nuovi video. Metalcot, come detto, dopo l'uscita di scena che aveva un po' spiazzato tutti, allarmato perché non si capiva questa mossa, sembra che adesso siano tornati a bussare alla porta. Si era detto comunque che l'iscrizione poteva essere la chiave giusta per riaprire un lucchetto che al momento li vedeva tirati fuori, e seguiamo un attimo tutto quello che sta succedendo. Però ad oggi sembra di fatto che il fondo sia leggermente in vantaggio in questa corsa a due, se così vogliamo dire. E poi la curva sud, attenzione, perché oggi, giornata storica, si riapre finalmente il cantiere che porta non tanto alla ristrutturazione quanto alla ricostruzione
ricostruzione del settore che è la casa del tifo ascolano è fondamentale riaverla, sia per una questione, diciamo, di tifo, perché abbiamo bisogno, no, di tornare nella casa degli ultras, soprattutto anche perché secondo me c'è bisogno di gestire meglio quelle partite con tantissima affluenza in curva nord. Abbiamo visto che possono crearsi situazioni di emergenza in cui avere tante persone può essere un ostacolo. Secondo me, con la speranza poi che comunque al di là della categoria, e di questo sono certo, lo stadio sia sempre pienissimo, anche perché c'è bisogno adesso ancora di più di stare vicini alla squadra, però farlo tornando nella curva sud sarebbe fondamentale. Quindi oggi apertura dei cantieri, sicuramente non ci vorrà poco, però è un percorso che bisogna iniziare, perché c'è bisogno di una rinascita totale. Serve che l'Ascoli e gli ascolani possano contare su quella che è la loro tana, su quella che è la loro casa, chiamatelo un po' come volete, su quello che è il loro simbolo, con il massimo rispetto per la curva nord che comunque ci ha ospitato in anni un po' difficili, ecco, soprattutto l'ultimo. Tutto quello che uscirà ve lo pubblicheremo, ve lo condivideremo sia su Facebook che su Instagram, quindi mi raccomando seguiteci, trovate tutti i link in descrizione. Prima di chiudere però mi raccomando, commentate facendomi sapere cosa ne pensate dell'eventuale ingresso del fondo, perché sui social sapete c'è un po' di paura, un po' di dubbi, perché comunque non vengono visti di buonissimo occhio, anche se ormai il calcio in America sta prendendo una grandissima piega e non è così assurdo, no, vedere imprenditori americani che cercano fortuna nel bel paese. Di solito l'obiettivo dei fondi è quello di prendere una società un po' in difficoltà, risanare i conti, aumentarne il valore e poi rivenderla per guadagnarci. Vediamo se sarà così anche con l'Ascoli, vediamo ovviamente se si chiuderà con loro, non si è ancora fatto il nome, però la possibilità di un Ascoli a stelle e strisce è sempre più probabile. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per aver visto il video e sempre forza Ascoli.